posto la professione dell'amministrazione comunale, fra i beni citati forse aggiungere anche il Teatro Rosso, un gioiello cittadino che ha bisogno di un intervento, diciamo, che lo restituisca compiutamente, diciamo, la fruibilità. Qui però diciamo, c'è un insidio ulteriore, insomma, che debba essere messa in discussione addirittura, diciamo, l'esistenza, diciamo, l'integrità di un bene di questa importanza, è certamente qualcosa di totalmente inaccettabile sul piano culturale, sul piano politico e civile, dico, per quello che rappresenta questo grande momento dal punto di vista della memoria. Non esagero dicendo la memoria nazionale, per le cose importanti che ci sono avvenute e per le testimonianze di un'epoca e di un ordine come quello francescano, così fondamentale per la storia nazionale, non so. Quindi io penso che sia necessario, in questo non possiamo che ringraziare la nostra che con queste iniziative ci aiuta a farlo, intanto continuare a mantenere alta l'attenzione e la tensione su questo fronte. Penso che si debba anche intensificare, diciamo, percorso anche pertinenziale con il governo nazionale affinché, diciamo, si giunga in qualche modo a una soluzione. Se Fogli elegantemente ha accennato, diciamo, alla vicenda del referendum online, no? Che fu indetto per identificare i beni più meritevoli di un intervento di carattere straordinario che aveva avuto uno stanziamento governativo. Noi non sappiamo come quali sono stati i risultati di quel sondaggio. Certamente qui a Pisa, una città attenta, molto attenta a queste cose, si mobilitò, lo ricordiamo perfettamente tutti, abbiamo fatto la nostra parte perché si evidenziasse l'urgenza e l'importanza di questo intervento. Quindi dobbiamo proseguire, ovviamente. Ribadisco e torno a ringraziarvi, è importante che ci sia il vostro sostegno, la vostra spinta, perché senza quella, questa causa, per quanto importante e di grande valore di per sé, diverrebbe più debole.